anni or sono, Batman salvò il pianeta chiamando in soccorso gli eroi di una terra parallela, popolata dai rispettivi Batman e Superman. Fu il primo universo alternativo che scoprimmo, ma ora sappiamo che ne esistono molti, molti altri. Terre infinite che compongono un multiverso sconfinato. Da innumerevoli terre derivano variabili infinite. Eroi infiniti. Criminali infiniti. E crisi infinite. Brother-Eye vigila su questi pericoli con sofisticati scanner a energia della fonte con cui può scandagliare il multiverso alla ricerca di minacce per il nostro e gli altri mondi. Minacce che richiedono il tuo intervento. Dal tuo successo dipendono la pace e la sicurezza del multiverso. Il fallimento non è contemplato. È distrutta! Milioni di persone! Questo è solo l'inizio. Brainiac ha destabilizzato il nucleo del pianeta. Krypton non resisterà a lui. Ma le tue ricerche... non puoi fare nulla! Ecco perché siamo qui. Un'astronave. Stai lavorando a questo? Tuo zio Jor-El ha scoperto un pianeta abitabile dai kryptoniani, lontano da Brainiac. Ha costruito un'astronave identica per tuo cugino Kal. È solo un bambino. Per questo dovrai proteggerlo e tramandargli il nostro sapere. Devo farlo io. E tu? No. No! Non voglio lasciarti! Ti prego, non costringermi! Non posso venire con te, ma non sarai sola. Appartiene al casato di El, cara. Un baluardo di speranza. Non dimenticarlo. Non perdere mai la speranza.
Ora vai. Amici di YouTube, benvenuti al nuovo capitolo di Injustice 2. Amici di YouTube, l'appuntamento con Injustice 2 sarà ogni sabato con l'uscita di un nuovo capitolo della storia. Pensa a quello che hai perso, cara. Non avresti voluto poter salvare Krypton. Ci penso tutti i giorni. Allora aiuta. È Brainiac. Ha già iniziato a estrarre la città. Dobbiamo fermarlo. Tornerò nel Kandak per difenderlo. Vai. Noi andremo a Metropolis. Che ne facciamo di lei? In questo momento l'importante è fermare Brainiac. Ma quando avremo finito, dovrai scegliere con me o contro di me. No! Ti prego! Perché non posso fermarlo? Perché non mi lasci intervenire? Come potrà esserci ordine se vincerà Brainiac? L'umanità genera caos. Brainiac è ordine. Superman e Supergirl stanno arrivando. Gli altri si stanno occupando della flotta. Noi non dovremmo essere a Gotham? Brainiac controlla la flotta dalla nave Teschio. Abbattendolo annienteremo la flotta. Contatto! Di fronte a noi! All'espulsione. 3 secondi. Non c'è di che. Cosa succede? Il campo di forza di Brainiac respinge i colpi verso di noi. Più forte colpiamo, più forte i colpi rimbalzano su di noi. Kara! Yeah.
umani neutralizzati. Completare l'estrazione. Concentra la sua energia nei punti in cui viene colpito. Muovendoti velocemente puoi anticiparlo e oltrepassarlo. Ricevuto. Ingegnoso, ma non sufficiente. Ridurre l'intervallo di aggiornamento dello scudo a 10 picosecondi. Non sono riuscita a trovarlo. Non sento il suo cuore. Dovevo proteggerlo. Da tutto questo. Da te. E adesso non c'è più. Ora sarai contento, immagino. Mancherà anche a me. Dici davvero? Un tempo eravamo molto amici. Mi fidavo ciecamente di lui. Ma Joker l'ha cambiato. E io non ero lì per impedirlo. Ho perso il mio amico Clark. E... da allora che sento la sua mancanza. Atlantide? Persa. Non ti ho ascoltato. Ora moriremo tutti insieme. Nessuno si arrende per ora. Ci sono notizie da Beetle e Firestorm? È tutta colpa tua, Bruce. Cale e io potevamo fermare Brainiac. Dovevi lasciarci guidare l'operazione. Smettila, Diana! Su quella nave sono intrappolate milioni di persone. Dobbiamo salvarle. Non insieme a lui. Quanta discordia.
Non mi sorprende che gli umani non siano ancora riusciti a colonizzare altri pianeti. Sei qui solo per insultare? I miei beta stanno prendendo posizione in tutto il pianeta. Tra un'ora esploderanno all'unisono, incendiando l'atmosfera. La Terra sarà trasformata in un satellite sterile. A meno che non mi diate Kara Zor-El. È l'ultima criptoniana rimasta in vita e la mia unica possibilità di studiare gli effetti del sole giallo sulle cellule criptoniane. Consegnatela a me e il mondo sarà risparmiato. Non lo farei mai, nemmeno se mi fidassi della tua parola. Hai un'ora per rifletterci. Grazie per avermi difeso, ma penso che dovresti accettare. No. Troveremo il modo per abbattere gli scudi di Brainiac. Dobbiamo farlo. Potremmo provare a mandarli in cortocircuito, ma ci servirebbe una quantità enorme di energia. Forse la scienza non è l'arma giusta. Potrebbe essere vulnerabile a un attacco magico. Posso convogliare l'immenso potere magico dalla roccia dell'eternità nel Kandak attraverso il portale, ma ho bisogno di un manufatto, di uno strumento per canalizzarlo, in grado di sopportarne la potenza. Se usassimo il tridente di Atlantide? Sì, potrebbe funzionare. E quando avremo neutralizzato gli scudi? Cyborg dice che Brainiac controlla la nave con il pensiero. L'ho espulso da Brother Eye. Potrei generare un segnale di disturbo che blocchi la sua rete neurale. Se riuscirete ad abbattere gli scudi, potremo disinnescare gli ordigni beta. Ottimo piano. Aquaman, Adam, andate nel Kandak. La roccia dell'eternità è nascosta in una sacca dimensionale. Non ho più aperto il portale d'accesso dopo l'invasione di Brainiac. Per non attirare la sua attenzione? Esatto. Non appena attivato il portale, Brainiac si muoverà per attaccare. Non vedo l'ora. Antichi, mostratemi il sentiero dorato. Nel vostro nome, Shu, Horus, Amon, Zeuti, Aton, Mehen. Black Adam ha svelato il potere del Kandak e la sua posizione. La società mi porterà un campione della roccia dell'eternità. Voglio studiare questa cosiddetta magia terrestre. La società si è sciolta. Volevano mettere le mani sulla Terra per conquistarla, non per fartela distruggere. E tu, Grodd? Io me ne frego. Il mio padrone sei tu. Molto bene. Ti assegnerò dei nuovi soldati. Portami quel campione prima che la Terra venga distrutta e la tua lealtà verrà ricompensata. Facciamo in fretta. Fatica sprecata. Il tempo è scaduto. La nave d'estrazione è in arrivo. Brainiac si prenderà il Kandak. Grodd non avrà mai il Kandak. Quanto orgoglio mal riposto in confronto ai miei successi. Non sei nessuno, Adam. Imbarazzi, Shu!
Vieni fuori, Grodd! Combatti! Non ho chiesto nessun aiuto. Arriva la cavalleria. Ma è giusto che moriate assieme. Gli ultimi monarchi del genere umano. Che razza di tiranno sacrificherebbe la sua gente per Brainiac? Non rispondo a Brainiac o a Gorilla City, ma solo a me stesso. Aspetterò che quell'alieno riveli il suo punto debole e lo ucciderò. Con la sua nave, nessuno potrà fermarmi. Sei un illuso, Grodd. Cosa si prova a perdere la tua gente, Aquaman? Non li ho persi. Me li hanno sottratti. Hai toccato il fondo, preparati! Vendicherò Atlantide. Lubito. Credevamo fossi morto. Lo scarabeo è la scorta dura. Batman mi ha riferito che avete bisogno di aiuto. Consideratemi dei vostri. Seguici. Come funziona esattamente? Potenzieremo il tuo tridente con il potere della roccia. Quando rilascerà la sua piena potenza, cercherà la tua arma. I tuoi pensieri guideranno il potere del mago al bersaglio finale. Sono pronto. Blue Beetle, che cosa fai? Esegua i miei ordini. Agente infiltrato per condurti qui. Nonostante il potere del suo scarabeo, non è stato difficile manipolarlo. Ora, Jaime, uccidili! Potrei ucciderti in mille modi. Le specialità dello scarabeo sono nulla in confronto alla roccia dell'eternità. Thank you.
un gioco da ragazzi. Guardateci! Tre re! Un re, Grodd? Sei solo un bruto. Un vero leader pensa alla sua gente. Tu pensi solo a te stesso. In ogni caso, sarò l'unico a uscire vivo da questa caverna. Hai causato immani sofferenze alla mia gente, Grodd. Mi vendicherò! Dubitare della mia risolutezza. Stupidi umani. Il popolo di Atlantide esige giustizia. Contro Brainiac. Ho osservato la sua mente. Percepito la sua forza. Non puoi fermarlo. Ma tu sì. Come va la testa? La sento vuota. Nulla di nuovo, insomma. Canari, freccia, fuori dai piedi! Cyborg, dov'è il disturbatore di segnale? Arriva! È sufficiente premere il grilletto, ma copre solo un'area limitata. Brainiac dovrà trovarsi nel raggio d'azione. D'accordo.
l'hanno fatta! Scudi disattivati! Supergirl, con me! Victor, aiuta gli altri a combattere i belli! Il segnale è più forte da questa parte. Cosa sono? Voci. Migliaia di voci. Quante lingue. I criptoniani. Kendor. Argo City. Casa. Dobbiamo aiutarli. Non so se possiamo. Deve esserci un modo. Cara Sorel, credevo che la mia collezione di Krypton fosse completa. La tua cattura la renderà tale. I tuoi tentativi di fermarmi sono miseramente falliti. Tu non sei eccezionale, sei solo un esemplare comune di una specie primitiva. Uccidetelo! Entrata trionfale. Dov'è Kara? È prigioniera da qualche parte a bordo. La troveremo. Ma abbiamo solo 20 minuti prima che i Beta di Brainiac distruggano la Terra. Dove sono gli altri? Stanno attaccando i Beta nel caso non ce la facessimo. Ce la faremo. Amici di YouTube, vi ricordo di mettere un bel like e di condividere il video, grazie.